Io ho fatto un film che si chiama Il Sentiero Blu, dove abbiamo seguito per 12 giorni un gruppo di ragazzi autistici verso Roma, sulla via Francigena, no? Jimmy, lui fa queste robe, no? Queste stereotipie. Nel film sono una danza meravigliosa, cioè sono proprio danza contemporanea. Allora, se io penso che questa persona meravigliosa, perché poi è simpatico, cioè fa queste robe pazzesche, che io starei a guardarlo per delle ore, se... No, poi anche soltanto abbiamo delle riprese di lui che cammina dietro, ma delle riprese di 20 minuti in piano sequenza con lui che balla, perché lui cammina così. E io volevo fare il film solo con queste robe qua, poi non mi hanno lasciato. Ma se io penso che 40 anni fa, cioè prima di Basaglia, sarebbe stato con lei. Però non è per sempre, cioè bisogna difenderla, perché ci siamo dimenticati già che il welfare nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché il mondo ha detto quella roba lì non la vogliamo mai più vedere, e ce la siamo dimenticata. Si sta smantellando già tutto questo, piano piano si sta sostituendo la cura con la custodia, che è una roba terribile, per me è una cosa terribile. Se penso a Elisa, nel film c'è una scena dove c'è questa ragazza che ascolta il vento, per cui quando si dice, io per esempio prima di fare sto film, quando mi dicevano diversamente abili, dicevo vabbè, è una roba che bisogna dire, col cavolo, cioè io ascoltare il vento come Elisa non sono capace, e vorrei tanto essere capace. 2 anni fa abbiamo fatto un'opera, Serse di Handel, a Reggio Emilia, e c'erano 50 ragazzi in scena delle scuole superiori, tra cui quello superiore università, e alcuni 2 ragazzi autistici, 3 down, eccetera. E c'era questo ragazzo down che nella scena, ad un certo modo, c'erano dei palloni alti 2,20 metri, e questi palloni qua alla fine dicevo, ma cosa ce ne facciamo? Cioè non si possono. E ad un certo punto c'è questo Daniele che si è messo a muovere questo pallone, e siamo rimasti tutti così per 5 minuti a guardare lui che girava questo pallone. Quella roba lì è diventata una scena dello spettacolo, c'era il soprano che cantava l'aria e lui che girava per il palcoscenico con questo pallone. Infine, stamattina stavamo lavorando con Roberto, ad un certo punto però c'era la TV accesa e c'era Bolle che faceva una roba uguale con questo pallone, e Robby mi ha detto, fa, era meglio Daniele. Ma era vero, è vero, perché sai, lo sentiva. Con tutto che Bolle è fantastico, cioè figurati chi è che mette in discussione Bolle. Però quello Daniele faceva una cosa che Bolle non è capace di fare. È uno spettacolo bello anche quello in cui... No, questo non è uno spettacolo, era... Il Serse di Handel nel Teatro Valli di Reggio Emilia con Dantone che dirigeva, cioè quindi è uno spettacolo in abbonamento nella stagione, è stato fatto a Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Ravenna, cioè ha girato tutti i teatri più importanti. Per me questa cosa qua è fondamentale. È difficilissima. No, l'inclusività dell'arte. Sì, è difficilissima. No? Allora, c'è una studiosa americana che è Wendy Stein, che non si capisce perché non traducono, che dice che la bellezza e l'arte sono stati per secoli ostaggio della forma. Il futuro della bellezza e dell'arte sta nell'inclusione e nella relazione. Cioè, c'è più bellezza in 2 persone che si guardano che nella Venere del Botticelli. Cioè, ormai è così. Cioè che la bellezza sono le forme, buona vaffanculo. Tipo anche lì, quali forme? No, in generale. Allora, credo ci sia un FOS, cioè un passaggio fondamentale, che è Marina Abramovic che fa The Artist is Present. 2011, credo. Abramovic, cioè questa che sta seduta di fronte all'altro e ti guardi, è The Artist is Present, questo è. Non si torna indietro da lì. Dopodiché va benissimo, se c'è un pittore bravissimo che fa di quadri bellissimi, meno male, speriamo che ci siano, che continuino ad esserci. È come quando mi dicono che io non voglio più fare spettacoli, che odio il teatro, ormai
è falso, non è vero. Infatti faccio spettacoli, non ho proprio nessun problema. Sì. Cerco di non fare intrattenimento. Mi viene da dire che sull'intrattenimento non abbiamo grande margine di manovra, nel senso che quello è definito dai colossi, quella cosa lì, noi non è che possiamo fare. Invece dove possiamo effettivamente lavorare, io credo che, ritornando all'educazione sentimentale, quello che manca è, e lo dicevi tu prima, è lo sguardo e la relazione. Il corpo. Fondamentalmente ritorniamo lì, nel senso che da Sant'Agostino in poi noi siamo tutti assessuati, soprattutto nell'Occidente. E decorporati. No? Siamo stati decorporati, Sant'Agostino ci ha lasciato questo grande dono.